Buonasera a tutti. Ok, fa caldo ancora, io non ho voglia di cucinare questa sera e ho deciso di farmi una cenetta fredda. Ho preso della bresaola, dello stracchino light, un po' di finocchio, due pomodorini, noci, insalatina. Andiamo a preparare un piattino che con questo caldo ancora è completo e ci fa bene. Quindi possiamo cominciare. Mettiamo sul nostro bel piattino, eccolo qua. Buonasera, buonasera a tutti. Ci mettiamo un pochino di rucola. Questa sera andremo a fare un piatto freddo. Piatto freddo, fa caldo e quindi abbiamo bisogno di nutrirci, ma di non affaticarci. E facciamo un bel piattino. Mettiamo un pochino di rucola, buonasera a tutti, eccola qua, tanto la trovate in commercio bella e pronta, per cui un po' di finocchio, ok? Mettiamo un po' di finocchio, ecco qui, prepariamo una bella base, il finocchio poi fa bene, aiuta anche la digestione. La rucola anche ricca di ferro, anche finocchio, fibre, acqua, sali minerali. Facciamo un bel piatto completo. E questa è la nostra base. Ora prendiamo la nostra bresaola, le fettine di bresaola. Eccola qua. La bresaola è indicata. Ci fa bene, sono proteine nobili e quindi prendiamo delle belle fette, ecco qua, delle fettine di bresaola e ci andiamo, eccole qua. La bresaola è sempre un po' abbastanza saporita. Ciao Roberta! Aspetta, mi metto gli occhiali, sai che non ci vedo neanche più tanto bene. Benissimo, brava! Ciao Santiago, ciao Cesare! Quindi abbiamo preparato le nostre fettine di bresaola, prendiamo il nostro strappino. Lo mettiamo all'interno, stracchino, stracciatella, qualsiasi formaggio spalmabile va benissimo, quello che più vi piace. Addolcirà anche la nostra bresaola. Abbiamo dell'insalatina songino che è molto dolce e delicata. La mettiamo un po' all'interno. Fa tanto caldo anche questa sera. Ok. Ci possiamo mettere anche le noci fanno bene, contengono magnesio. Ciao Jimmy. Ecco qua. E andiamo a fare dei rotolini. Eccoli qua. Abbiamo fatto degli involtini con la nostra bresaola. Le noci, insalatina e facciamo in questo modo. Semplice, semplice, veloce, veloce. O lo potete anche tenere aperti come preferite, ecco, anche così va bene.
Abbiamo preparato un bel piattino. Vedete, c'è molta insalata e ci fa tanto bene. Mettiamo un altro pochino di noci, che anche quelle ci fanno bene. Mettiamo ancora un po' di stracchino. Poi è chiaro, dipende poi da quante persone devono mangiare, da fare le porzioni. Ecco, vogliamo colorare un pochino, visto che è tutto molto verde. Ci mettiamo qualche pomodorino. Ecco qui. Mettiamo i nostri pomodorini. E andiamo. Ciao Thomas. Lì ogni tanto ricompaio. Ecco. E ci siamo. Metteremo un pochino di limone. Abbiamo qua il nostro limone. Adesso è il periodo dei verdelli, sono profumatissimi. Consumiamo limoni italiani. Quando andiamo al supermercato, controlliamo che siano i nostri. Abbiamo messo anche un pochino di limone. Ok? E il nostro piatto è pronto. Un filo di olio extravergine, una spruzzatina di limone per condire. E buon appetito! Abbiamo fatto un bel piatto veloce, salutare, semplice e gustoso. E sicuramente non abbiamo sofferto il caldo. Ok, io vi ringrazio della vostra attenzione, vi do un bacio, un abbraccio e probabilmente domani faremo qualcosa di più sostanzioso, che ci piace di più. Se riesco, farò una lasagna con pesto, patate e fagiolini, decisamente gustosa e va bene anche per i vegetariani. Stasera no, carnivori. Bene. Ciao Rosanna! Aspetta, ti prendo gli occhiali, Thomas. Non sono mancina, è la ripresa a specchio, sono destra. È il fatto della ripresa, il telefonino messo con la telecamera in questo modo fa sembrare io sia mancina, ma non sono mancina. È soltanto la ripresa a specchio, sono destra. Ok, eccolo qua, il nostro piatto. Vi auguro una buona. Grazie, Rosanna, sei sempre gentilissima. Ti ringrazio. Vi auguro una buona serata e buonanotte a tutti. E alimentiamoci come noi. Ciao, Thomas. Bene. Un bacio, un abbraccio di nuovo e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti e buona serata!